nostro viaggio alla ricerca dell'Armenno che meno si conosce. Siamo alla ricerca dei tre negozi più antichi del paese perché vogliamo parlare di come il commercio si è evoluto nel nostro paese almeno negli ultimi 50 anni. Il negozio più vecchio in assoluto del nostro comune è la farmacia Morlotti, che a quanto ho saputo ha 180 anni. In quanto ci parli dell'origine della farmacia Morlotti? L'origine della farmacia Morlotti è ripresa da alcuni documenti che sono qui disponibili in farmacia e riguarda appunto il tirocinio di un mio antenato nel 1828 a Verdello e dopo 12 anni ha acquistato la farmacia qui almeno San Salvatore nel 1840. E da quel momento è sempre stata farmacia Morlotti? Da quel momento è sempre stata farmacia Morlotti. Di generazione in generazione? Generazione in generazione, è saltata solo una generazione, quella di mio zio Sanoco, che è morto in guerra e si stava laureando in farmacia, poi è morto invece durante la guerra. Sì, in questo periodo, in questi 180 anni, se dovessi tu fissare delle date che hanno segnato l'evoluzione della farmacia, io mi ricordo che la farmacia, quando ero piccolo io, era alla porta. Sì. Dal 1840 è sempre stata alla porta fino a quando sono... La farmacia è sempre stata alla porta. Ecco, diciamo che dal 1840 fino adesso, trova 4 o 5 date che sono importanti nell'evoluzione della farmacia. Le date non è che sono tantissime, perché la farmacia fino alla guerra, fino alla seconda guerra mondiale, è sempre stata abbastanza legata a preparazioni galeniche, a preparazioni estemporanee. Uno andava a venire in farmacia, mio nonno aveva la panchina, la gente si sedeva, chiedeva cosa voleva, si sedeva, aspettava la preparazione, dopodiché prendeva la sua cosa e se ne andava. E questo è andato avanti fino al 1950. Diciamo nel dopoguerra. Poi c'è stato l'arrivo dei primi farmaci scatolati. E dopo, esatto, da quando poi no, del dopoguerra, il boom economico, anche le medicine sono state cominciate ad avere la formulazione in blister all'inizio nei flaconcini, a dire il vero, i blister sono stati poi successivamente, e da lì poi è partito tutto per arrivare poi negli anni 70-80 proprio alla... E a metà degli anni 70 c'è stata un'altra grande innovazione per voi, il trasferimento, perché probabilmente, io me la ricordo, la farmacia alla porta era abbastanza costretta. Allora, nel 78 noi ci siamo trasferiti lì a Piazzolo e siamo stati lì fino al 2001. E altra data importante era nel 2001 quando siete arrivati qua. E l'altra data quando siamo arrivati qua. Non voglio andare indietro fino al 1840. Cos'è cambiato da quando hai iniziato ad ora? In cosa è cambiata la farmacia? Beh, è cambiata dal punto di vista tecnologico, perché adesso ci sono anche supporti che ai tempi era impossibile immaginarsi. Adesso abbiamo il robot che distribuisce i medicinali, ai tempi c'erano ancora i cassettini di legno. Poi sono tutte le cassettiere in metallo e adesso è arrivato il robot che le distribuisce. Quindi è un passaggio. Poi rispetto a prima, vedo che avete una fila di esami che potete fare, da quello delle allergie a quello della pressione. Sì, questo è una cosa già molto più recente. Un servizio in più che ho potuto. No, nel senso, però è una cosa molto più recente, perché prima era un po' sibillina la possibilità di poterli fare, invece adesso, no, non solo, perché adesso oltre alle analisi di prima istanza, quindi glicemia e colesterolo, poi si fa anche la telemedicina, ultrapressorio, ultracardiaco, elettrocardiogrammi. Adesso in farmacia si può fare il vaccino per il Covid. Solo quello o anche per esempio quello per l'herpes? No, noi abbiamo antinfluenzale e COVID. E Covid. Per quando poi c'è stato il periodo dei tamponi. Tu prima hai mai detto che per secoli, anzi, non lo so anch'io, per secoli la farmaceutica si è basata sui preparati galenici. Piccola curiosità, ne fate ancora di preparati galenici? Effettivamente, sì. Se mi fai l'esempio di uno, lo sciroppo al papavero rosso, papavero rosso tipo, che si chiama sciroppo tipo composto, è un preparato galenico. E si usa per esempio? Per la tosse. Per la tosse. Per la tosse. Attualmente, siccome mancava l'ibuprofene sciroppo di marca, abbiamo fatto l'ibuprofene preparato galenico. Ah. Il dextromethorfano, c'era una carenza di medicinali per la tosse, abbiamo fatto lo sciroppo del dextromethorfano.
Per cui gli aveva preparato galenico in questa farmacia, c'è ancora. Sì, 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 sì. Altra cosa, piccola curiosità mia, quanti anni di studio servono per diventare farmacista? Attualmente 5. 5 anni di università. 5 anni di università. Ecco, adesso arriviamo all'attualità. Prima di parlare degli anni del Covid, voglio chiederti, con lo sviluppo della tecnologia, gli accordi con le ASL o con le generi, vedo che le farmacie, anche la tua, offrono altri servizi, oltre alla dispensazione di farmaci. In quali pensi che la tua farmacia eccella? Penso che quei servizi delegati alla PS sono la maggior parte delle farmacie, non tutte, ma parecchie, tipo prenotazione esami, prenotazione del medico ma i test che fate voi, per esempio il test per la celiachia, io so che voi lo fate. Dopo ci sono anche il test per la celiachia, c'è il test, allora, quello della celiachia però è una cosa molto particolare, perché non è proprio un test della celiachia, ma un test genetico per la celiachia, perché nel senso che si preleva il sangue e c'è un test genetico per vedere se uno può avere la celiachia oppure no. È predisposto geneticamente? Se invece se ne risulta che non è predisposto, è impossibile che abbia celiachia. Poi dopo ci sono anche gli esami delle feci per il problema del problema intestinale, microbioma, difficoltà di digestione o problemi intestinali dovuti a un'irritazione o un malassorbimento. Negli ultimi 3 anni voi siete stati chiamati ad un lavoro extra. Evitiamo i primi 2 mesi di Covid, quelli che hanno portato un incremento della mortalità altissima, in cui anche la consegna dei farmaci era difficile, ci si rivolgeva alle associazioni di volontariato. Tu stesso sei stato in ospedale per il Covid, però me sono stato a casa un po'. E te la sei vista non troppo bella. E durante questo, diciamo negli ultimi 3 anni, cosa siete stati chiamati a fare in più della vostra normalità? Nel periodo clou del Covid c'era soprattutto il reperimento medicinali, reperimento mascherine o comunque ausili per la protezione, saturimetri e nonché reperimento bombole di ossigeno, perché il problema delle bombole di ossigeno è stato un problema notevole per quel periodo. Fortunatamente noi ci siamo forniti da una ditta che ci ha quasi sempre servito regolarmente, però tanti casi sono stati veramente disastrosi, gente che andava anche fuori provincia per cercare una bomba. Ma poi voi siete stati chiamati anche ad un'altra routine, quella dei tamponi, ora quella dei vaccini. Quello successivo, perché i tamponi all'inizio non potevamo fare in farmacia. Esatto. Poi dopo invece, quando è venuta la possibilità di fare i tamponi anche in farmacia, ovviamente dopo aver fatto un corso comunque l'abilitazione, siamo partiti a fare anche i tamponi. E lì è stato l'impegno è stato notevolissimo, perché oltretutto noi abbiamo eseguito i tamponi solo al di fuori dell'orario della farmacia, prima dell'apertura, a mezzogiorno e alla sera dopo la chiusura, quindi cominciamo la mattina alle 7 e finiamo la sera. Dove erano indispensabili per tanta gente, anche per il lavoro? Per il lavoro, per la scuola, quando c'erano. C'è stato un periodo che quando una classe trovava un positivo, tutti quanti dovevano fare il tampone qua della classe, per cui è stato veramente impegnativo. Vediamo all'attualità. Se tu hai la capacità del sognatore, magari un po' dell'idealista, come vedresti la tua farmacia? Cosa vorresti per la tua farmacia da qui, diciamo, a 10 anni? Quale evoluzione vorresti? Darwin, eh? Ma secondo me la farmacia deve prendere in mano un'ulteriore situazione di servizi, nel senso che man mano che se ne presentano di nuovi, prenderli e prendiamo di smestichezza e riproporli, perché comunque vedo che le persone apprezzano, anche perché il servizio sanitario è abbastanza intasato, per cui tanti hanno bisogno di questi servizi direttamente sul posto. Uno che deve fare un esame viene direttamente in farmacia, ovviamente. Ma ti faccio anche un altro esempio: il medico mi dà la prenotazione di una visita cardiaca di un qualunque tipo, vengo direttamente qua in farmacia e la prenoto tramite voi. Ecco, quello è che si può fare. Certo, è ancora un po' faraginosa la cosa, perché spesso le agende degli ospedali
e delle cliniche non sono aggiornate o non sono aperte, per cui noi tentiamo di prenotare, ma non risulta nulla se non a tempi biblici. È una cosa ancora in piena gestazione, non è ancora stata partorita completamente. Esatto, anche perché prima sono partiti i pubblici, poi i privati, poi un po' di pubblici, poi qui. Bene, ti ringrazio. Grazie a te.